Beh, ci sono diversi motivi, tutti importanti. Allora, il primo si chiama ipnosi collettiva, e cioè attraverso praticamente un pensiero unico diramato da molti media, in cui viene simulata praticamente il pluralismo, perché molti confondono la presenza di molte testate giornalistiche, di molti telegiornali, con il pluralismo delle idee, che è tutta un'altra cosa, cioè perché se tu hai decine e decine di telegiornali che però dicono tutti la stessa cosa, quello non è pluralismo, quello è lavaggio del cervello. Quindi c'è questa situazione di bombardamento mediatico costante che produce una sorta di ipnosi collettiva, il sonno della ragione, dell'intelletto e del pensiero critico anche in persone che conosciamo e riteniamo intelligenti. Questo è uno dei fattori. Poi c'è il fattore paura, che anche quello è stato studiato dall'Istituto Tavistock, che è uno degli enti sempre legati all'elite, che più ha studiato quello che è la soglia di rottura oltre la quale, cioè quando l'essere umano subisce molte pressioni psicologiche, di stress, esiste una linea rossa oltre la quale diventa più docile e malleabile. Ecco, attraverso il terrorismo costante che è perpetrato dai media, si riesce a ottenere questo risultato, quindi agnellini docili che obbediscono a tutto. E poi c'è il fattore ignoranza. Se abbiamo assistito in questi ultimi decenni, soprattutto a un imbarbarimento dei costumi, vengono proposti dei modelli sempre più che diciamo in declino rispetto alla civiltà, quindi vestiti con stracci che parlano su tre parole, quattro sono parolacce, non sanno esprimersi, eccetera, che diventano poi modelli da seguire per le masse.